Consiglieri, prendiamo posto, buongiorno. Lasciamo l'appello al direttore. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, presente. La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, bene, il numero legale è garantito, quindi possiamo cominciare. Vi ricordo le suonerie dei cellulari. Allora, abbiamo come primo punto la proposta di deliberazione per espressione parere su proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma del consigliere Corsetti, modifiche ed integrazioni della deliberazione del Consiglio Comunale numero 35 del 6 febbraio 2006 avente ad oggetto regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche. Quindi cominciamo con la presentazione dell'atto. Quindi chi vuole presentare l'atto? La consigliera Tripputi. Prego, consigliera. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Questa proposta di deliberazione è stata discussa in commissione ed è stato espresso parere contrario, in quanto si sono riscontrate alcune criticità. Analizzando articolo per articolo e confrontando la delibera in vigore, abbiamo rilevato che sicuramente merita più approfondimenti. In riferimento al documento programmatico su area pubblica allegato alla delibera regionale 139 del 2003 nel settore mercati straordinari specializzati, la normativa regionale prevede la vendita prevalente di diverse tipologie di prodotti e non la vendita necessariamente di una stessa tipologia di prodotti come previsto dall'articolo 2,2 di questa proposta. L'articolo 2 lettera T inoltre prevede l'istituzione della carta dei titoli e il relativo foglio aggiuntivo che non sono stabiliti né dal documento programmatico su area pubblica allegato alla delibera regionale 139 del 2003 né dalla legge regionale 3399 e non tiene conto del decreto legislativo 59/2010 recepito dall'ordinamento italiano dalla direttiva europea 123/2006 chiamata Bolkestein. Per quanto riguarda poi le autorizzazioni concessioni, secondo quanto disposto dalla conferenza unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, hanno durata di 7, 9 e 12 anni e non dodecennale, come previsto dalla la proposta del consigliere comunale Corsetti. L'articolo 3,3 prevede il rilascio delle autorizzazioni concessioni per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche da parte del municipio territorialmente competente, ove ha sede il posteggio, ad eccezione delle autorizzazioni concessioni dei mercati coperti e plateatici attrezzati e delle rotazioni, la cui competenza è del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Formazione e Lavoro. Questo articolo risulta in contrasto non solo con l'articolo 2,2 della nuova disciplina statutaria,
dell'Assemblea Capitolina del 7 marzo 2012, che riconosce ai municipi attribuzioni amministrative secondo il principio della sussidiarietà, la quale è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità, rapidità e semplicità nelle procedure per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi, ma anche con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 del 99, la quale attribuisce ai municipi competenza al rilascio di diniego, revoca delle autorizzazioni in materia di commercio anche su aree pubbliche. In tale proposta, inoltre, si attribuisce compiti di sorveglianza e sicurezza alle associazioni o organizzazioni di volontariato come sostituti dell'ordine, mediante convenzioni, ma che non è previsto dall'articolo 12,1 dello Statuto, che recita: Roma Capitale valorizza le associazioni e le organizzazioni del volontariato. Esse possono collaborare alle attività e ai servizi pubblici capitolini secondo indirizzi determinati da Roma Capitale. A questo scopo, Roma Capitale può consentire loro di accedere alle strutture e ai servizi. Nulla da togliere quindi alle associazioni e organizzazioni del volontariato che svolgono compiti e attività di altissimo rilievo nel nostro territorio. Ma non è previsto anche qui attribuzioni specifiche sulla sicurezza e vigilanza. Articolo 5 bis, comma 4, poi prevede la richiesta di variazione nel settore merceologico rilasciando nuova autorizzazione. Ebbene, secondo la legge regionale 3399, articolo 58.2, non possono essere messe a bando nuove rotazioni. È prevista solo la possibilità di trasferire i posteggi già istituiti. Non è prevista per i bandi la cadenza annuale. Gli avvisi pubblici per assegnazione di posteggi possono avvenire solo se effettivamente ci sono delle disponibilità reali. In questo caso l'amministrazione locale può presentare alla Regione Lazio la procedura concorsuale che intende istituire, osservando delle date previste dalla legge regionale, e successivamente i bandi possono essere pubblicati sul BURL, Bollettino Unico Regionale Lazio. In materia di OSPE, l'articolo 23 della proposta prevede che l'operatore delle rotazioni può occupare un altro posteggio dello stesso gruppo rotativo. In questo caso rientra nella fattispecie degli operatori non autorizzati. Il procedimento di conversione delle cosiddette autorizzazioni anomale sono già disciplinate dalla deliberazione giunta comunale 103-2003. La sanzione per occupazione suolo pubblico va applicata a tutti i gruppi rotativi con maggiore OSP e non solo per settore merci varie. Non è consentito occupare posteggio di diverso gruppo rotativo. Inoltre, considerando che attualmente la presenza abbastanza massiccia di ambulanti in forma itinerante induce l'amministrazione a prevedere una regolamentazione più efficiente ed efficace, questa proposta ne è carente. Grazie. Grazie consigliere, intanto ne approfittiamo per nominare gli scrutatori in vista delle future successive votazioni, quindi nominiamo oggi il consigliere Pompei, la consigliera Lazzazzera e il consigliere Carlone. E intanto volevo chiedere se risultava la consigliera Ariano come assente giustificata. Ok. Ok, va bene, quindi poi appuriamo poi in ufficio. Va bene, quindi procediamo con gli interventi sull'atto. Chi vuole intervenire? Non ci sono interventi. Ok, quindi procediamo con le dichiarazioni di voto. Consigliere Cercuni, prego. Buongiorno a tutti. Fratelli d'Italia voterà contrario, seppur appunto con il lavoro in seno alla Commissione abbiamo visto che ci sono stati particolari problemi, soprattutto per quanto riguarda i contrasti normativi e per le situazioni in evoluzione, soprattutto sul commercio appunto per la direttiva Bolkestein. È vero che abbiamo segnalato durante le commissioni alcuni elementi che ci sono, che ci hanno convinto, quindi per esempio la carta dei titoli, seppur non prevista, ma può comunque essere specificata in determinati
atti normativi, la specializzazione di alcuni mercati per cercare, insomma, di rilanciare i mercati rionali e appunto la possibilità, o meglio, la previsione di cadenze non annuali, però insomma anche su quello secondo noi ci dovrà essere, insomma, una qualche obbligatorietà, perché come tutti sappiamo all'interno del Comune di Roma da troppi anni non si mettono a bando gli spazi lasciati vuoti all'interno dei mercati, e questo fa sì anche che la morte dei mercati dipenda da una carenza di soggetti pronti ad aprire nuove attività e a rilanciare le sorti del commercio, appunto, all'interno dei mercati rionali. Seppur, appunto, come dicevo, ci hanno convinto alcuni aspetti, nell'insieme la struttura della proposta appare incoerente, scollegata purtroppo da tutto il contesto normativo. Per questo motivo Fratelli d'Italia voterà contrario. Seppur, scusate, perdonatemi, l'ultima battuta, abbiamo fatto proposte all'interno delle commissioni per riprendere alcuni aspetti che, come ho poc'anzi elencato, ci sembravano appunto essenziali. Grazie consigliere. Andiamo a specificare che il voto favorevole dell'atto intende un'espressione favorevole sull'atto che contiene la espressione, il voto contrario, per cui l'espressione favorevole che noi daremo, eventualmente favorevole, è sull'atto, il quale invece di contro, quindi scusami un po' il gioco di parole, ha un'espressione contraria. Certo, al provvedimento del Consiglio, quindi quando sentivo la consigliera... Rettifico, nel senso che nell'impianto, per quello che è stato detto, Fratelli d'Italia è contraria alle proposte di modifica che sono state apportate, perciò voterà favorevolmente... Favorevole, perfetto. Chiaro. Altre dichiarazioni di voto? No, mi scusi Presidente, per chiarire, quindi quindi si vota essenzialmente il parere? Sbaglio? Si vota l'atto, la delibera in quanto tale... che esatto. Contiene un parere negativo, contrario, per quindi cui noi il voto magari favorevole al parere oppure contrario al parere espresso in commissione. Allora noi votiamo, qualora in ipotesi di voto favorevole, siamo favorevoli al contenuto di questa delibera, quindi alla delibera la quale contiene un parere contrario, quindi il favorevole come voto intende una contrarietà che è inserita nella delibera, che contiene la delibera stessa. È come a... Esatto, l'approvazione è sull'atto, il quale atto contiene un voto contrario, un parere contrario. Quindi, come ha giustamente poi precisato la consigliera Cercuoni, ci sono altre dichiarazioni di voto? Nessun'altra dichiarazione di voto? Ok, quindi andiamo in votazione. Consigliere Candigliota, prego. Grazie. E ovviamente il Movimento, per tutti i punti che sono stati citati e vagliati anche in commissione, ne abbiamo analizzati 22 punti negativi per quello che riguarda una miglioria. E aggiungerei che si evidenzia, come da regolamento proposto, che non contemplava alcuna normativa disciplinante il commercio svolto in forma itinerante. Quindi per tutti questi motivi, come giustamente evidenziava anche lei, noi siamo favorevoli. Grazie. Grazie consigliere, altre dichiarazioni di voto in merito? Non ce ne sono, andiamo a votazione. Quindi espressione favorevole. Scusate, non ho votato. Ok, contrari?
Astenuti? Quindi passa l'espressione favorevole in maggioranza. 16 favorevoli. 15 e 4 astenuti. Ok. Bene, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, che attiene alla proposta di risoluzione di iniziativa dei consiglieri Giannone, Rinaldi, Pompei, La Zazzera, Alabiso, Ariano, Guido, Candigliota, Triputi, Tosatti, De Chiara, Principato, Lazzari e Gunnella, avente ad oggetto funzionamento impianti termici per la climatizzazione invernale nelle scuole ed accensione anticipata rispetto alla ripresa delle attività dopo la pausa natalizia. Quindi cominciamo ovviamente con la presentazione dell'atto. Chi se ne fa carico? Il consigliere Giannone. Prego, consigliere. Grazie Presidente, consiglieri, colleghi. Allora, quest'atto abbiamo presentato per rispondere a un'esigenza che ricorrentemente viene fuori, e cioè in pieno inverno, quindi al rientro delle vacanze natalizie, dopo che gli impianti termici sono stati chiusi nel periodo di feste, gli edifici scolastici risultano essere freddi per un fatto proprio fisico, termico, e più volte sono state fatte, diciamo, sono state portate lamentele sia dei genitori sia degli insegnanti riguardo, diciamo, la temperatura che vi è all'interno delle nostre scuole, cominciare dai nidi fino agli istituti, diciamo, scuole, istituti comprensivi anche superiori, riguardo appunto la temperatura che si ritrova il giorno in cui si riprendono le lezioni, giorno in cui vengono accesi i riscaldamenti. Il tempo fisico per ricreare un ambiente confortevole alla temperatura giusta non è sufficiente, e quindi per un giorno o due succede che all'interno delle scuole molto spesso gli utenti sono costretti a indossare anche il giubbino, quindi cappotti e quant'altro. Oltretutto molto spesso è capitato che al riavvio di questi impianti si è rilevato un malfunzionamento, un mancato avvio per un qualche motivo tecnico, e per cui si provvede a chiamare diciamo, la ditta di manutenzione, si provvede alla manutenzione, ma intanto un giorno è passato diciamo, in quella giornata chiaramente i riscaldamenti, non essendo in funzione, non erogano e l'ambiente rimane freddo. Ecco, questa risoluzione vuole porre l'attenzione a questo problema che, ripeto, è periodico. E quindi, diciamo, che cosa vuole impegnare? Vuole impegnare la nostra giunta affinché, diciamo, faccia presente questa problematica al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, Dipartimento che si occupa degli impianti termici, e faccia presente che l'apertura dei riscaldamenti nelle scuole del nostro municipio deve avvenire due giorni prima, almeno due giorni prima. In questo periodo di preriscaldamento la temperatura va a regime, gli ambienti si riscaldano, al rientro sia i ragazzi ma anche i lavoratori, quindi sia il personale che gli insegnanti, possono trovare un ambiente già riscaldato, okay? E quindi possano, diciamo, proporsi così già il primo giorno di rientro quelle condizioni di sicurezza, quindi di comfort termico, previste anche dalla normativa, al decreto legislativo 81 del 2008. Che succede? Vada via la luce. Niente, andò via la luce. Inoltre noi riteniamo che sia importante anche dare attenzione al lavoro delle insegnanti, delle funzionari dei servizi educativi che, nel caso lo ritengano opportuno,
vadano a lavorare durante il periodo natalizio, quindi tra Natale e tra le festività del Natale e del Capodanno, negli asili per le programmazioni, per attività diciamo organizzative relative alla scuola. Per cui anche in questo periodo noi chiediamo che i riscaldamenti siano accesi, chiaramente in modo puntuale, nel senso se richiesto, se necessario. Ci sembrano due richieste di buonsenso che probabilmente sarebbero dovute già insomma venire fuori dal Dipartimento stesso, ma noi a questo punto, visto che non, ogni anno questa problematica viene fuori, vorremmo portare all'attenzione affinché si possa cambiare un po' marcia e dare maggiore attenzione a quelli che sono i problemi reali di chi vive. Grazie. Grazie consigliere Giannone. Se ci sono interventi procediamo con gli interventi. Chi vuole la parola? Consigliere Ciancio, prego. Grazie. Grazie Presidente, grazie alla Commissione e al Presidente, alla sensibilità del Presidente della Commissione Scuola. Ricordo che in aula nel Consiglio del 17 la mozione numero 16 presentata a firma dei consiglieri del PD chiedeva con urgenza proprio questo, e quindi ringrazio per la sensibilità, aver trasformato in risoluzione l'atto presentato dal PD. Ritengo cosa buona e giusta, prima dell'aspetto delle vacanze, cioè trattare quello che è l'aspetto dell'orario in cui vengono accesi, perché qua, 2 ore, come diceva prima, non possono essere sufficienti per riscaldare ambienti così freddi, soprattutto per i nidi. Abbiamo visto che nella prima parte del mese è molto fredda, si sono avuti questi problemi e le mamme sono state costrette a portare a casa molti piccoli utenti. E la sensibilità rispetto alla scuola da parte del gruppo PD è stata quella di presentare una mozione d'urgenza, che del resto è stata approvata all'unanimità dell'aula, però ci sembrava alquanto superficiale il fatto che l'accensione prolungata dipendesse o meno da una nota che i dirigenti dovevano inoltrare al SIMU, precisamente all'ufficio che si interessa di modulare questo aspetto. Nella stessa mozione noi chiedevamo pure una rivisitazione un po' di tutti gli impianti, perché la maggior parte degli impianti hanno delle temperature così basse che nell'orario di accensione non raggiungono le temperature di comfort, di minimo comfort. La testimonianza è, basta recarsi non solo nelle scuole, basta recarsi, l'ultima segnalazione che abbiamo avuto è la scuola di arti e mestieri, è rimasta una settimana scoperta proprio per via dell'insufficienza di calore da parte di elementi radianti. Questa risoluzione naturalmente vuole pianificare e solidificare quello che è stato espressamente richiesto precedentemente, per cui ne sono convinto che possa determinare un'azione positiva per il futuro. Non mi pare comunque che l'attenzione del centrale di smistamento delle notifiche, delle incongruenze degli impianti stia viaggiando molto bene. Vi ho raccontato della scuola arte e mestiere, ma potrei raccontarvi di molte altre situazioni in cui gli impianti lavorano al 10% rispetto alle potenzialità che hanno. Sull'aspetto natalizio lo era già così, e quindi è giusto che si accendano prima, ma non solo per Natale. C'è stato il referendum, sono tornati a scuola e sono tornati con una situazione di grande disagio, perché sono stati spenti, li accendono la mattina puntualmente con l'avvio delle lezioni e delle attività didattiche che si svolgono.
Ci sono edifici scolastici che richiedono quindi una manutenzione dell'impianto e quindi pregherei il Dipartimento di intervenire, l'assessore, che possa intervenire presso il Dipartimento con una nota specifica invitando la ditta che ha in carico la manutenzione di fare annualmente una considerazione preventiva di quello che sono e poi di attuare questa nostra risoluzione che ci accingiamo a votare. Io ringrazio e spero che il disagio che è stato sia stata una distrazione che non debba verificarsi, soprattutto non dico per i grandi ma dico per i ragazzini del nido. Io sono stato in molti di strutture nostre dell'ex municipio nono che conosco meglio e ho accertato realmente che le condizioni interne sono veramente basse, soprattutto nelle aule che non sono esposte a mezzogiorno. Quindi buon lavoro e grazie. Grazie consigliere, altri interventi? Giuliano, prego Giuliano. Grazie Presidente, buongiorno. E solo per dire appunto che anche ovviamente Fratelli d'Italia si associa a questa risoluzione in modo positivo. Ovviamente ne è stato anche parlato in un consiglio precedente, qualche consiglio fa, appunto dove c'era l'assessore, dove abbiamo appunto sottoposto la questione. E a me è parsa insomma un intervento da parte dell'assessore molto deciso, cioè cercare di regolamentare adesso quello che poteva essere sistemato, no? E quindi questa risoluzione va in tal senso. Però poi cerchiamo di programmare quello che sappiamo successivamente si può verificare, insomma, quindi un occhio attento alla problematica che riguarda piccoli utenti, come diceva il collega, e se pensiamo solo che in quest'aula stamattina insomma c'è un'aria non decisamente insomma giusta e perché è stata chiusa insomma diversi giorni, quindi appunto il sabato e domenica, e quindi immaginiamo una scuola come possa, no, trovarsi nella condizione di difficoltà ambientale in questo senso. E però bisogna anche capire qual è il percorso, cioè di solito noi ci troviamo in difficoltà anche di fronte al meccanismo di intervento che poi è gestito dal Dipartimento, quindi con la ditta, con l'impresa o con chi ha l'appalto, perché poi ovviamente ci domandiamo anche in commissione come si interviene, no? Che c'è l'omino che contemporaneamente su tutte le scuole accende, ci ponevamo questo quesito, no? Come funziona poi la richiesta che noi portiamo a chi di dovere, come viene poi recepita e come viene applicata. Sarebbe anche utile capire qual è il meccanismo di intervento, perché poi ci rimane utile, ci servirà poi eventualmente nel prosieguo, quando poi bisogna comunque fare qualcosa di più puntuale. Per esempio quando poi si può rompere un impianto di riscaldamento, l'intervento deve essere comunque preciso e puntuale nei tempi per evitare che ci siano queste situazioni. Quindi anche questo va verificato. Adesso noi votiamo questa risoluzione, stiamo a posto, verifichiamo anche quello che c'è dietro le quinte per capire come poter intervenire, oppure per cercare di capire come poter prevenire, no, eventualmente situazioni di questo tipo per il nostro compito, per quello che riguarda il nostro territorio. Fratelli d'Italia ovviamente è molto favorevole a questo, sperando di non tornare sopra per fare cose di questo tipo che possano essere programmate con tranquillità e in tempi giusti. Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi? Consigliere, prego, consigliere Lazzari. Buongiorno a tutti, grazie Presidente. Abbiamo sentito che durante il referendum i riscaldamenti erano spenti. Noi abbiamo una nota dell'UOT che ci parla di
orario di riscaldamento, di accensione efficiente durante tutto il referendum. Quindi teniamo a precisare che durante queste giornate i riscaldamenti erano accesi, quindi siamo tranquilli per quanto riguarda questa nota poi di riscaldamento delle aule successivamente al referendum. Un po' fuori tema, dico. No, abbiamo risposto a quello che è stato detto, cioè che durante il referendum i riscaldamenti erano spenti. Sì, no, dicevo rispetto a quello che andiamo a votare comunque. Ho capito, però dobbiamo rispondere a delle affermazioni che sono state fatte e che non erano corrette nelle cose, nel merito delle cose proprio. Quindi ci teniamo a precisare questa cosa anche per tranquillizzare i cittadini che venissero a conoscenza di questa affermazione. Comunque, va bene. Ho terminato il mio intervento, grazie, buongiorno. Altri interventi? Ok, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Cerquoni, prego. Allora, Fratelli d'Italia ha partecipato ai lavori in commissione e abbiamo ritenuto fondamentale ovviamente questo tipo di insomma portare avanti questo discorso. Sappiamo che la situazione delle scuole romane è una situazione inaccettabile. Voteremo favorevolmente. Due sono i problemi che ci premono: il primo è l'allungamento della fascia oraria che attualmente è avvenuto, la seconda problematica è quella delle richieste dei dirigenti per le attività curriculari ed extracurriculari. Ovviamente questo deve essere solamente un punto di partenza, come ci siamo detti all'interno della Commissione, per provare a ragionare su eventuali possibilità per quanto riguarda la comunicazione che i dirigenti devono fare appunto per l'apertura, anche le aperture anche pomeridiane dei riscaldamenti. Purtroppo il problema dei riscaldamenti è un problema che riguarda non solo le scuole, ora ce ne siamo occupati perché ovviamente i bambini, cioè gli alunni hanno una necessità impellente, ma anche molti stabili municipali e comunali con tutto il lavoro delle segreterie o comunque degli uffici anche pomeridiani rimangono senza riscaldamento. Questo è un punto di partenza, siamo favorevoli alla risoluzione e speriamo di continuare a lavorare in questa direzione in commissione. Grazie Cerquoni, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Ciancia, prego. Sì, grazie Presidente, faccio la dichiarazione di voto velocemente, solo ricordando a chi mi ha preceduto che non si riferiva all'orario dell'espletazione del voto referendario, ma era il prolungamento della vacanza che va dal 2 venerdì fino al 6 e addirittura per alcune scuole era la riaccensione. Le precisazioni, quindi che convinceva, consigliere, le precisazioni in corridoio, rimanga sulla dichiarazione. Grazie. Dichiarazione positiva nel senso quindi che la risoluzione pone un punto in più rispetto alla mozione, che è proprio quello centrato, dice dopo le vacanze che siano accesi due giorni prima. Tutte le vacanze voleva dire l'intervento che ha evidenziato in precedenza il mio intervento. Per tale motivo quindi il PD vota concretamente e coerentemente a un atto utile e giusto per tutta la collettività. Grazie. Grazie consigliere. Altre dichiarazioni? Consigliere Giannone. Sì, grazie. Il Movimento 5 Stelle voterà a favore e sicuramente questo è un punto d'inizio, per cui diciamo raccogliamo tutte quelle che sono state le idee venute fuori in commissione, per cui l'estensione alle ore pomeridiane e agli altre criticità che ci dovesse essere riguardo al riscaldamento. Intanto partiamo e noi ci saremo. Grazie. Grazie consigliere, altre dichiarazioni? Non ce ne sono, quindi procediamo al voto sulla proposta di risoluzione. Quindi cominciamo con i voti favorevoli. Unanimità.
Consigliere Giuliano, lei... Ok. Contrari immagino nessuno, lo stesso per gli astenuti, quindi la possiamo ritenere, anzi la riteniamo approvata all'unanimità. Questo era il secondo punto all'ordine del giorno, quindi possiamo considerare chiusa la seduta di questo Consiglio. Buon lavoro, buona giornata, a presto.